Con Bickler va a tratti, non è con Bickler. Tolga quella pallina, ecco. Bene. La votazione è chiusa. Presenti 429, votanti 427, astenuti 2, maggioranza 214, favori 165, contrari 262, la Camera respinge. Siamo ora all'articolo 23, ho bisogno dei pareri. Onorevole relatrice, Fregolan. Fregolan. 23.1 contrario, 23.400 contrario, 23.2 contrario, 23.3 contrario e 23.4 contrario. Grazie onorevole Allasia. 23.1 favorevole, 23.400 favorevole, 23.2 favorevole, 23.3 favorevole, 23.4 favorevole. Grazie, il governo. Contrari. Grazie. 23.1 Villarosa, onorevole Villarosa, prego. Grazie Presidente. Questo direi che è l'articolo più buffo del DDL concorrenza. Buffo perché? Perché in poche parole qua si cerca di aumentare la concorrenza nei servizi bancari, così recita l'articolo, quindi la concorrenza nei servizi bancari facendo pagare ai clienti le telefonate di assistenza, quindi non solo quelle di informazione ma anche quelle di assistenza. L'articolo invece di eliminare totalmente i costi di assistenza cosa fa? Riduce i costi di assistenza che i clienti devono pagare proprio per avere delle risposte a dei problemi che forse la stessa banca ha causato. E noi con questo decreto, anzi voi con questo decreto, riducete questo costo alla normale tariffazione urbana ordinaria. Ora mi dovete spiegare intanto cosa significa la normale tariffazione urbana ordinaria. Perché ve lo chiedo? Perché anche il dossier della Camera, sempre molto